Buonanotte a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo il mio indirizzo, è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, iniziamo qui la seconda parte della trasmissione e diciamo ancora qualcosina sulla prima parte della trasmissione. Cioè, a noi effettivamente sta abbastanza sulle scatole che qualcuno voglia fare il furbo, cioè vuole estendere su di noi dei concetti che noi non usiamo, non le facciamo. Cioè, se dopo 5 anni che noi parliamo a questa radio ancora ci rifilate dei concetti che non sono nostri, o volete per forza che noi rientriamo in una categoria predefinita, beh, e questo a noi non ci va assolutamente. Cioè, capisco che sia un problema, è un problema che voi avete e che dovete per forza, alcuni di voi, infilarci nelle caselline, caselline nelle quali voi, da bravi lazzaroni alcuni, non tutti, ma specialmente quello che ha telefonato subito dopo la trasmissione, vorreste che noi fossimo infilati e recitassimo quella parte. Noi recitiamo una sola parte, ed è la costruzione del paganesimo politeista come religione e come manifestazione dell'uomo all'interno della vita. Quella è la parte che noi recitiamo ed è quello che noi facciamo. E le altre parti non ci interessano. Non ci interessano se non quando costruiscono inganno, quando tentano praticamente a distruggere la vita. Che i cattolici poi telefonino in questa radio al solo scopo di garantirsi il diritto a stuprare bambini e a fare delle porcherie, beh, questa è una cosa veramente vergognosa. E mi sto riferendo essenzialmente a una telefonata che è venuta dopo la trasmissione. So perfettamente che in Francia esiste in discussione una legge sulle sette. E so perfettamente qual è il dibattito che c'è in Francia e so perfettamente che se quella legge passasse come è stata formulata, la Chiesa Cattolica sarebbe dichiarata una setta. È chiaro? Il problema della formulazione delle leggi è che non basta dire usare una parola, ma bisogna che quella parola sia riempita di significato. Quando vuole fare una legge come quella sulle sette, è necessario definire che cos'è una setta. E quando una setta viene definita, cioè quando un sistema sociale che si basa la proprio essere sistema sociale su una Costituzione della Repubblica, che può essere quella italiana, quella francese, quella tedesca, non è importante, bene, viene fuori una e una sola condizione, cioè viene fuori la condizione che il cattolicesimo è una setta. Perché? Perché separa gli uomini, il loro sentire, le loro percezioni, il loro modo di essere da quello che è il sistema sociale, e i suoi principi all'interno del cristianesimo sono antagonisti a quelli che sono i sistemi costituzionali. Pertanto si possono fare leggi contro le sette soltanto partendo dal presupposto che le sette abbiano dei principi diversi da quelli determinati da una Costituzione. Fate un po' voi. Per cui, se poi vi va di sparare cacciate, fate pure. Tenete presente comunque che in Francia vengono perquisiti anche gli uffici giudiziari del Vaticano, dei cattolici, proprio perché nascondono dei reati pesanti contro le persone. Bon, detto questo, e tanto che voi i cattolici lo abbiano capito o non lo abbiano capito, non me ne frega niente. A proposito, c'è anche un'organizzazione di destra cattolica, che si chiama, se qualcuno la conosce ve lo dico io, accidenti, che si chiama Alleanza Cattolica, ed è l'organizzazione che ha fatto l'Enciclopedia delle Religioni, che si sta assolutamente battendo perché non venga fuori nessuna legge in quei termini, perché una legge in quei termini metterebbe automaticamente fuori legge
il cattolicesimo e il cristianesimo in generale. Bene, pertanto venga pure quella legge, cioè a noi ci va benissimo. Purtroppo i cattolici devono chiedere avallo per poter continuare a stuprare i bambini. Bon, finita questa pseudo-filippica, passiamo un attimino alla trasmissione di oggi. E prima di dire qualcosa, accidenti anche a quello che mi sono dimenticato dall'altra parte. Prima di dire quello che devo dire oggi, vi ricordo che domani sera dalle 20.15 alle 20.40 terremo il 12° dibattito sulla via occidentale della conoscenza proprio del paganesimo politeista e della stregoneria. Il dibattito avverrà a Marostica, il punto d'incontro è via Montello 66, via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano, ci troveremo in via Montello 66 dalle 8.15 alle 8.40 circa e poi andremo fino al punto alla sala del dibattito. 12° dibattito che facciamo e il dibattito parla di toglierci dal centro del mondo. Con questo dibattito entriamo a parlare del sistema sociale, cioè abbiamo parlato finora in 11 dibattiti, abbiamo sviluppato l'argomento all'interno dell'essere natura, noi siamo figli dell'essere natura. Trasformandoci, il nostro nonno quando uscì dal brodo primordiale ci ha fornito degli strumenti, le determinazioni, ci ha fornito dei modi di guardare, dei modi di rapportarci e abbiamo fatto una serie di dibattiti che parlavano dei mondi della volontà, la sospensione del dialogo interno, la meditazione, la contemplazione, abbiamo parlato delle correnti vegetative, abbiamo parlato di ascoltare il mondo attorno a noi, abbiamo parlato di palpare il mondo, chiamare le cose col loro vero nome. Abbiamo fatto due dibattiti sull'arte dell'agguato e adesso che siamo esseri umani, che dopo milioni e milioni di anni siamo usciti dal brodo primordiale e siamo diventati esseri umani, affrontiamo la vita nel mondo sociale. Cioè gli esseri umani, da esseri della natura, hanno cominciato a separare se stesso costruendo i sistemi sociali. Il sistema sociale viene incontrato dall'individuo appena nato, anzi già le sollecitazioni che ha in grembo da propria madre sono già sollecitazioni che non provengono più dall'essere natura. Cioè la madre non ha più paura del fulmine che gli cade sulla testa, o almeno poche donne hanno questa paura nell'insieme, nella generalità delle persone. Hanno più paura delle condizioni di lavoro, di un licenziamento, delle tasse da pagare, di problemi sociali, di quello che può succedere all'interno del sistema sociale. Per cui già la donna che ha il feto nella pancia trasmette al feto quelle sensazioni di paura che non sono relative a dei fenomeni della natura, ma sono relative a situazioni sociali. Quando il feto nasce, quando il bambino nasce dalla pancia della madre e viene fuori, quelle sensazioni che lui provava va a incontrare i fenomeni che le producevano. E i fenomeni che le producevano non sono i fenomeni tipo l'alluvione, tipo l'acquazzone, tipo la caccia, tipo la fame, la sete, il freddo, cose dell'essere natura, anche se anche adesso ci sono tutte quelle cose, non è che non ci siano. Ma quelle situazioni trovano il riscontro in fenomeni che sono propri del sistema sociale in cui viviamo. Fenomeni propri di sistema sociali che si sono venute a forgiarsi, a costruirsi, a modificarsi da 10-12 mila anni a questa parte. Pertanto l'essere umano che nasce all'interno di un sistema sociale deve costruire il proprio percorso di conoscenza, il proprio percorso di stregoneria anche all'interno del sistema sociale. Però gli strumenti che noi abbiamo considerato precedentemente sono stati forgiati nell'essere natura e quando sono stati forgiati nell'essere natura, gli adattamenti che fece mio nonno fin da quando è uscito dal brodo primordiale non sono degli adattamenti del sistema sociale, ma sono degli adattamenti rispetto a un'oggettività data dalla natura. Adesso su quegli adattamenti, su quelle tensioni, su quelle pulsioni, su quei bisogni, vengono a innestarsi le capacità di manipolazione del sistema sociale sull'individuo. Per cui l'individuo non ha sì degli strumenti forgiati all'interno dell'essere natura, però deve rispondere a dei fenomeni, a delle condizioni, a delle situazioni che nascono dal contesto sociale in cui vive.
E questo casino, che oltretutto è uno dei primi casini che non risolti, porta al disagio sociale, porta alla distruzione dell'uomo, porta a farsi di eroina, porta a trafficare in schiavi, provoca il disagio, provoca anche a scippare la vecchietta all'ufficio postale, cioè provoca tutto quello che è la disperazione sociale e i reati relativi. Chiaramente non è che provoca un Osama Bin Laden che manda gli aerei a fare quello che ha fatto, quello non c'entra niente, quello è una cosa che a noi non interessa. Quello che a noi ci interessa è la vita degli uomini, cioè la vita quotidiana degli uomini e come gli uomini sono in grado di affrontare la vita quotidiana. Questo è l'aspetto che ci interessa. Ebbene, l'essere umano che vive nel sistema sociale deve riuscire ad adattare gli strumenti che gli ha fornito la natura in relazione ai fenomeni che incontra nel sistema sociale. E qui, dopo aver parlato di gli altri 10 elementi che abbiamo 11 dibattiti fatti, cominceremo con il toglierci dal centro del mondo, e sarà il primo elemento del coraggioso stregone nel sistema sociale. Poi parleremo dello scetticismo, poi parleremo del giudizio di necessità, parleremo del chiedersi il perché delle cose e concluderemo la vita nel mondo sociale con la follia controllata. Poi passeremo ai mondi della percezione. E nei mondi della percezione vi ricordo che non si può dire cosa si incontra o cosa non si incontra, si può però parlare degli strumenti che ci porta a incontrare. E questi sono la sospensione del giudizio, l'attenzione, l'intento e il sognare. E parleremo di questo. Pertanto ci mancano ancora 9 dibattiti per finire il crogiolo dello stregone. Ricordando ancora una volta che questa è l'ultima trasmissione del 5° anno di trasmissioni, cioè trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, compie 5 anni di trasmissione e dal prossimo trasmissione saremo nel 6° anno di trasmissioni, e ringrazio naturalmente Radio Gamma 5 per le possibilità che mi ha dato di forgiare quello che è il pensiero. In realtà tutte le persone hanno fasi di alterazione della percezione, tutte le persone possono incontrare delle cose nella vita di tutti i giorni. E la mia fortuna è stata quella di percorrere un pre-percorso prima di diventare apprendista stregone in maniera abbastanza drammatica, diciamo così, abbastanza totalizzante, che mi ha portato a incontrare la stregoneria in una situazione di massima drammaticità della quello che è stata la mia vita. Incontrata la stregoneria mi ha permesso di incominciare un percorso virtuoso di costruzione del percorso di stregoneria. Però questo non era sufficiente, cioè non è sufficiente percorrere un sentiero di stregoneria senza avere la capacità di trasmettere ad altre persone quello che si prova. Trasmettere ad altre persone quello che si prova, quello che si fa o quello che si percepisce è abbastanza facile. Quello che è difficile è riuscire a trovare il linguaggio corretto per farlo, perché se io dico io faccio questa cosa, non necessariamente la persona che mi ascolta capisce cosa intendo. Quando poi vado a dirgli io questa cosa l'ho fatta per queste e queste condizioni e queste sono le condizioni che portano a fare questa cosa, allora diventa ancora più difficile, perché l'interpretazione dell'interlocutore diventa ancora più, più articolata. Questa radio invece mi ha permesso in 5 anni, giovedì dopo giovedì, e grazie a Giove, a Zeus, di forgiare quello che io devo dire, cioè in pratica di mettere sempre più a fuoco quello che io dovevo dire e dovevo raccontare. Non solo, ma mi ha anche costretto di mettere a fuoco quello che io dovevo dire in centinaia di situazioni diverse. Cioè io sono passato dalla storia, alla filosofia, alla sociologia, alla pedagogia, cioè, sono andato in tutte le branche praticamente dello scibile umano e vi ho trasmesso quelle che sono le intuizioni, le percezioni, gli intenti della stregoneria in decine e decine di forme diverse.
dove la forma religiosa, cioè dove il religios, la religione, l'uomo che si lega al mondo, resta la forma base e la forma fondamentale di tutto quanto. Però gli stessi concetti ve li ho spiegati in centinaia e centinaia di forme diverse e vi ho fatto vedere come nel mondo della vita, della storia, della grande storia, in realtà ha le stesse forze e le stesse tensioni che c'è nella vita quotidiana. Per cui non esiste le grandi gesta del cavaliere spinte da tensioni diverse delle grandi gesta della massaia, o spinte dalle tensioni diverse dello studente, o dalle tensioni diverse dell'impiegato, dell'operaio o dell'imprenditore. Le forze che spingono questo e quello sono uguali, e se noi sappiamo cogliere quelle forze, la nostra vita sarà una cavalcata di gloria anziché un processo di distruzione e di sottomissione dell'uomo. È questo che io ho voluto in questi 5 anni riuscire a trasmettervi. Sono contento dei risultati raggiunti. Non so se i risultati raggiunti fossero il meglio, fossero il peggio, se si poteva fare meglio o non si poteva fare meglio. Io so che in questi 5 anni ho fatto il meglio che sono riuscito a fare, mettendo l'impegno di farlo, e ringrazio assolutissimamente, primo fra tutti in assoluto, ringrazio Francesco di essermi sempre stato vicino e di avermi anche spronato a fare tante cose che non avrei fatto, e naturalmente ringrazio Lorenza, Emanuela e la mia famiglia che mi ha sostenuto in questa impresa. Naturalmente cercheremo sempre di fare meglio, cioè cercherò sempre di essere più preciso e di trasmettere sempre concetti che chiariscano quello che si intende raggiungere e che riescano a far vibrare il sentire, il percepire le emozioni dell'individuo al punto tale da riuscire a scuotere le persone e a svegliare gli dèi dentro il cuore degli uomini, perché questo è l'essenza dell'arte della stregoneria. Bene, tanto sempre grazie naturalmente per avermi seguito in tutti questi anni. Bene, passiamo a un'altra cosetta. E passiamo stasera alla teoria della filosofia aperta. Stasera niente risate. Niente risate. E passiamo ad un filosofo. Filosofo per modo di dire, anzi. Parleremo di due filosofi. Filosofo per modo di dire. Beh, veramente. Anzi, vediamo un attimo. Ecco, parleremo di Federico Schiller, no, non mi piace Schiller, sì, e Wolfgang Goethe, due personaggi. Naturalmente sapete che uso il dizionario, scusate, sintetico del Bignami, e i concetti sono i concetti sintetici che vado a commentare. Vabbè, parliamo di Federico Schiller. Dice secondo il Bignami: secondo Schiller l'uomo dispone di una doppia natura, quella fisica legata all'istinto sensibile e quella morale legata alla ragione. Dice ancora Schiller: l'uomo deve saper bene equilibrare la natura fisica e quella morale senza eliminare nessuna delle due. La completa armonia fra sensibilità e ragione permette la legge morale. No, io ve l'ho già detto questo, adesso mi viene in mente. Non ho fatto nessun segno, accidenti. Niente, saltiamo Schiller, andiamo a Wolfgang Goethe. Non avevo segnato, vabbè. Wolfgang Goethe, secondo Goethe, nella natura vi è un eterno vivere, divenire e muoversi. In questo suo eterno trasformarsi, senza alcun momento di pausa, la natura partecipa alle vicende degli uomini, i quali, pur senza perdere la propria individualità, sono tutti in lei e lei in tutti. 2. Sempre secondo Goethe, Dio si identifica con la forza spirituale che pervade tutta la natura
e dalla quale è tracciato il destino dell'uomo. Commento. Goethe introduce un nuovo argomento, un argomento terribile in tutta la sua maestosità. L'uomo e la natura sono in relazione, l'uno e l'altro vivono essendo l'uno nell'altro. In tutto questo la figura principale resta ancora l'uomo e non la relazione. È la natura a partecipare nell'attività degli esseri umani, è la natura degli uomini pur conservando questi la propria individualità. E la natura negli uomini pur conservando questi la propria individualità. Goethe non riesce a fare un passo diverso, quasi non vedendo che la natura è un insieme di esseri, eppure egli stesso afferma come nella natura c'è un eterno divenire, muoversi e trasformarsi, e quel divenire, muoversi e trasformarsi, non è solo atto della natura nel suo insieme, ma è attività degli esseri della natura, sia come singoli che come frazioni di singoli. E adesso scusate un attimo, ma blocco un attimino la lettura, altrimenti rischio di morire asfissiato. Abbiate pazienza, metto un po' di musica e devo intervenire subito. Portate un attimo di pazienza. Scusate, sono di nuovo in linea, ma avevo un grosso problema col riscaldamento. Ottima stufa, veramente. Peccato, mangia molta aria comunque. Allora, vediamo un attimo dove siamo arrivati. Goethe non riesce a fare un passo diverso, quasi non vedendo che la natura è un insieme di esseri. Eppure egli stesso afferma come nella natura c'è un eterno divenire, muoversi e trasformarsi, e quel divenire, muoversi e trasformarsi, non è solo atto della natura nel suo insieme, ma è attività degli esseri della natura, sia come singoli che come frazioni di singoli. Nessun essere perde la propria individualità nella natura, piuttosto il suo insieme nella natura è dato dalle necessità della natura cui il singolo essere soddisfa i propri bisogni. Il concetto di divenire non è relazionato al concetto di adattamento. Il concetto di adattamento è un nemico del Dio creatore. Goethe ancora non riesce a vederlo. I tempi non sono ancora maturi, forse. Sono gli esseri umani a partecipare alle vicende della natura, adattarsi, soddisfare i suoi bisogni e le sue necessità, soddisfacendo i propri bisogni. Goethe non riesce a vedere la natura come natura, essere natura. Egli vede la natura come espressione dello spirito divino. Nella natura Goethe trova Dio. Nello spirito di Dio che attraversa la natura, Goethe identifica il destino degli esseri umani. Quale destino? Quello del Dio padrone davanti al quale gli esseri umani si inginocchieranno? O la natura come essere nel quale gli esseri umani fonderanno il proprio divenire onde continuare i propri mutamenti verso l'infinito? Qual è il destino dell'uomo visto da Goethe? È facile, alterando la percezione, riuscire a scorgere i confini della natura che, come essere immenso, si erge davanti agli esseri umani. Chiamare quest'essere Dio come artefice del destino degli esseri umani è tragico e disastroso. Va bene, e questo è Goethe. Infatti con Goethe, ma anche con altri prima di Goethe, si comincia a intravedere il concetto di dei, cioè gli dei cominciano ad apparire un po' sulla scena della filosofia, anche se lentamente e quasi in punta di piedi. E già il fatto che Goethe comincia a vedere nell'essere natura il divino, cioè riesce a vedere il divino diverso da sé, comunque il divino in oggetti che si possono controllare, che si possono pesare, che si possono misurare, che si possono vivere, è già un grandissimo passo avanti rispetto al concetto dell'esistenza di una trascendenza pura e semplice. Proviamo un attimino a vedersi anche questo personaggio. Goethe, vi ricordo che è stato uno dei più grandi, forse il più grande poeta tedesco, e che comunque ha lasciato una grossissima traccia, non solo nel pensiero. Il pensiero di un personaggio di questo tipo di solito non è mai un pensiero puramente filosofico, ma è una filosofia dedotta essenzialmente dal suo pensiero, anche se questo personaggio è talmente grande che penso che sia quasi indiscutibile. Federico Schellermacher.
un altro tedesco, Schleiermacher. Vediamo un attimino, proviamo a vedere chi è anche sto Schleiermacher. Proviamo un attimino a trovarsi un po' sul dizionario di filosofia per capire un attimino chi è questo personaggio. Schleiermacher, Friedrich Ernest Daniel, teologo e filosofo tedesco, Breslavia, 1768, Berlino 1834. Dopo un'educazione pietistica, studiò teologia all'Università di Heil, trasferendosi nel 1796 a Berlino. Ebbe modo di frequentare i cenacoli della nuova cultura romantica tedesca, legandosi di amicizia con Schlegel, dal quale si distaccò dopo che questi inclinò verso il cattolicesimo. Nel 1804 fu chiamato all'Università di Heil, dove rimase fino al 1806, quando in seguito all'invasione napoleonica si trasferì a Berlino. Qui fu uno degli animatori del movimento di rinascita nazionale antinapoleonico e si adoperò per l'istituzione dell'università, 1810, in cui tenne la cattedra di teologia fino alla morte. Schleiermacher è uno dei maggiori rappresentanti della cultura romantica. Con lui a termine, in un blocco sostanzialmente panteistico, l'opera di demolizione delle religioni storiche iniziata dagli illuministi. Il reale appare a Schleiermacher come una molteplicità di oggetti organizzata in una superiore unità. La divinità è appunto l'unità della totalità del mondo. Sia la metafisica, sia la morale, sia la religione sono per oggetto di analisi i rapporti fra l'unità, cioè il Dio assoluto, e la molteplicità è lo scopo di cogliere l'uno. Ma mentre la metafisica, usando il veicolo della ragione e dell'intelletto, riesce a scorgere le essenze e a descrivere i rapporti fra finito e infinito, e la morale attraverso l'azione e la volontà tende a dare normatività a tali rapporti, solo la religione, mediante il sentimento che esprime le esigenze vere dell'anima, attinge alla divinità. La religione è sentimento e gusto dell'infinito, eccetera. E questo è Schleiermacher. Schleiermacher. Vediamo innanzitutto che è un teologo che non è un cattolico, è un protestante. Schleiermacher sostiene l'assoluta autonomia delle religioni nei confronti della morale e della metafisica, dice il Bignami. La scienza e l'etica presuppongono rispettivamente l'unità del pensiero e dell'essere e quella dell'azione e dell'essere. Questo essere dell'essere è inteso come Dio padrone, ma non raggiungono mai nella pienezza assoluta, in quanto negli esseri finiti vi è sempre un contrasto. Queste unità si realizzano sempre nell'assoluto, in Dio. Perciò la religione è qualcosa di originale, nato nel cuore degli uomini, e la sua essenza non è né il pensiero né l'azione, ma l'intuizione e il sentimento. 2. La religione è intuizione dell'universo, sentimento dell'infinito. Il sentimento dell'infinito vede nel finito l'impronta dell'infinito, è insomma unità di finito e di infinito. Ma questo sentimento si determina anche come coscienza di ogni essere finito di dipendere integralmente dall'infinito. Vi è perciò uno stretto rapporto fra Dio e il mondo, niente Dio senza mondo, niente mondo senza Dio. La religione considera tutti gli avvenimenti come dipendenti da Dio e perciò risolve il finito nell'infinito pur senza sacrificare l'individualità della personalità umana. Questi sono i concetti sintetici della dottrina di Schleiermacher. Schleiermacher, spero di pronunciarlo giusto oltretutto, ha una sola preoccupazione, esaltare il ruolo della religione, religione monoteista, liberandola dai legami con morale, etica e metafisica, onde impedire alla ragione di metterla in discussione. Le sue affermazioni sono tutte improntate nella non possibilità di critica della religione in quanto tale, imputando alla religione il ruolo di sintesi. Egli non desidera liberare il pensiero dal giogo religioso, egli non afferma il diritto all'indipendenza del libero pensiero dalle affermazioni di fede, al contrario, vuole
impedire al pensiero e alla ragione di restringere il campo d'azione della religione, sottoponendo il pensiero ai limiti imposti dal Dio della religione monoteista. Cosa egli intenda per l'unità presupposta dalla scienza e dall'etica è piuttosto complesso, in quanto egli non precisa cosa intende per essere il pensiero dell'essere. Se come pensiero intende tutte le capacità intellettive dell'essere, in quanto tali, create da Dio, queste sono necessariamente tutto l'essere, in quanto Dio crea l'assoluto e non esiste per la religione una creazione difettosa. Se invece, come l'affermazione lascia intravedere, essere e pensiero sono in divenire, in arricchimento e mutazione, allora il pensiero è l'essere soltanto quando l'essere abbraccia col pensiero l'intera oggettività esistente. Dal momento che il pensiero è descrizione ed elencazione dell'oggettività, questo necessariamente non può mai avvenire. Dunque, Schleiermacher deve necessariamente realizzare l'unità in qualche modo perché poi necessariamente avrebbe potuto benissimo sospendere il giudizio e aspettare a vedere, ma Dio è affermazione assoluta e apodittica e non è ammessa la sospensione del giudizio davanti a Dio, pena i roghi, e la realizza in Dio. Poteva realizzarla come divenire del pensiero e dell'essere oltre la soglia della morte del corpo fisico, ma egli si rifiuta di fare questa proiezione, memore del fatto che il Gesù dei cristiani non promette la vita oltre la morte, ma la resurrezione del corpo fisico. Anche per quanto riguarda la sintesi fra l'azione e l'essere, per Schleiermacher è impossibile. Egli vede l'azione dell'essere sempre in assoluto, dimenticando, o forse sono io, per pochezza di conoscenza, penso che gli dimentichi, che l'azione dell'essere è legata alla sua esistenza e alla soluzione dei suoi bisogni e delle sue necessità, e non esiste un'azione fine a se stessa nella quale l'essere realizza l'unità. Questa azione è svolta con l'impiego di tutto l'essere, sempre e comunque, sia per il fatto che l'essere coinvolga tutto se stesso, sia che l'essere la svolga in modo superficiale. In ogni azione eseguita dall'essere comprende l'intero essere e il suo divenuto. La religione non è qualche cosa di originale nato dal cuore degli uomini. La religione, come con un Dio al centro, è la sconfitta dell'essere umano davanti all'esistente, la sua incapacità di guardare il tempo che viene incontro, la sua incapacità di sospendere il giudizio nel mondo quotidiano della ragione, la sua necessità di tradurre ogni cosa dell'esistente in pensiero e descrizione, la sua incapacità di fondere volontà e azione nel medesimo tempo e per ogni azione nel quotidiano. Quando l'essere umano diventa questo, egli cerca quell'unità conscio di aver perduto. In realtà egli non ha perduto un'unità che già prima era inesistente. Ha perso la sua capacità di trasformarsi, seguendo i mutamenti della sua specificità. Ha perso il proprio divenire, fissando l'attenzione nel momento presente. Ha perso la speranza. Così l'essere umano costruisce una religione col Dio padrone, al quale demanda la soluzione del proprio fallimento, e subito qualcuno alimenterà quel desiderio rendendolo schiavo per sempre e morto nei propri processi di sviluppo. Schleiermacher cerca allora l'essenza della religione e la trova nell'intuizione e nei sentimenti. Per lui l'essere umano è perfetto, lo ha creato Dio. Non essendo divenuto in divenire, non è nemmeno manipolabile, dunque i suoi sentimenti sono perfetti perché creati da Dio e la sua intuizione è perfetta perché creata da Dio. Peccato che i suoi sentimenti siano stati trasformati attraverso condizioni che hanno svuotato l'essere umano della propria volontà e del proprio divenire, e la sua intuizione sia rimasta soltanto come percezione di qualcosa perduto, ma indefinito, che cerca di ritrovare un'immagine fantasiosa chiamata Dio. Peccato che egli si agge in ginocchio, anziché di spiegare le ali della conoscenza e della consapevolezza, tentando di dare l'assalto al cielo dell'infinito. Un infinito non ignorato da Schleiermacher, la sconfitta della propria volontà, la solitudine, il nulla hanno uno spessore di infinito, l'abbattimento e lo sconforto dell'essere umano incapace di estendere le ali della percezione hanno in sé un che di infinito. Quello di Schleiermacher non è l'infinito delle grandi praterie nelle quali cavalcano i guerrieri dopo un'esistenza di sfide, e la profondità dell'abisso del nulla dopo una vita di rinunce. In quest'infinita sconsolazione e desolazione, l'essere umano giunge al Dio padrone.
l'intuizione dell'universo è religious, religione. Dove l'universo è Dio? Dio padrone intendi, eh? Dio è in ogni dove, è in ogni cosa, dice il cattolicesimo. Risponde Schleiermacher, Dio è ogni cosa. Il sentimento che lega l'essere umano all'esistente è religione. Religione è il sentimento che lega l'essere umano a Dio. Schleiermacher non coglie il paradosso di quanto afferma. Se l'esistente è Dio, allora io sono Dio e mi relaziono con esso. Io sono Dio e mi relaziono con altre parti di Dio. In questo caso io sono il finito nell'infinito. Grazie. Io sono il finito nell'infinito, paradosso della ragione. In realtà l'infinito a cui gli esseri umani della natura tendono non è la percezione dell'infinito come spazio, ma è l'infinito come sequenza di mutamenti attraverso i quali essi divengono parte dell'essere assolutamente necessario come il prodotto delle trasformazioni dell'universo nel suo insieme. L'infinito degli esseri esistenti nella natura consiste nel superare il proprio stadio di sviluppo, mantenendo inalterate le loro possibilità di continuare lo sviluppo della propria coscienza di sé. Schleiermacher non coglie se stesso in relazione all'esistente. I suoi sentimenti, la sua percezione, il suo intuire l'universo sono in relazione alla sua capacità di arricchire la propria coscienza di sé e la propria consapevolezza. No, cosa ho detto? Schleiermacher non coglie se stesso in relazione all'esistente. I suoi sentimenti, la sua percezione, il suo intuire l'universo non sono. Qui c'è un errore gravissimo. Scusate un attimo solo. No, grazie. Un attimo. Ne ho fatti milioni di errori su sto libro, ma insomma, c'è qualcuno che va addirittura a invertire il senso delle frasi. Non sono in relazione all'esistente. I suoi sentimenti, la sua percezione, il suo intuire l'universo sono in relazione non alla sua capacità di arricchire la propria coscienza di sé, la propria consapevolezza fino a divenire tutto uno con l'universo. L'essere tende all'infinito, accettiamo questo assioma assoluto, ma l'infinito non è quanto esiste in sé, è quanto è informazione cui l'essere partecipa attraverso le trasformazioni, i mutamenti infiniti cui l'essere può ricorrere per sviluppare la propria coscienza di sé. Lo portano a diventare tutt'uno con l'universo. Non c'è un Dio a cui l'essere si relaziona, c'è un percorso che ogni essere percorre onde sviluppare la propria coscienza e la propria consapevolezza. I mutamenti sono infiniti, ma anche l'arresto lungo la via è possibile. Quando l'arresto avviene durante la vita adulta di un essere umano, questo viene assalito dalla melanconia, dalla solitudine, percependo quanto ha perso sprecando la propria esistenza. Questo individuo rimpiange il passato, rimpiange di non avere una seconda possibilità di giocarsi davanti all'universo. Il sentimento pietistico è il preludio alla morte della coscienza e con questa allo sviluppo del pensiero di una possibile relazione fra l'essere e un Dio che attenuerà la drammaticità dei suoi errori e delle sue scelte. Il desiderio di dipendere dal volere di qualcuno o di qualcosa è giustificazione di chi ha rinunciato a prendere nelle proprie mani il proprio divenire, la sequenza infinita dei mutamenti. Non c'è nessun rapporto fra il Dio padrone e il mondo nei termini descritti da Schleiermacher. C'è rapporto soltanto fra la rinuncia a seguire gli infiniti cambiamenti dell'esistenza e la speranza di una grande forza capace di rimediare agli errori nelle scelte del singolo individuo. Queste scelte, spesso imposte educazionalmente all'individuo, rappresentano il preludio nella ricerca di un Dio assoluto. Qui non siamo davanti a chi si relaziona col sole o con la fonte, qui siamo davanti a un individuo che cerca un essere assoluto da cui dipendere. È facile per la religione monoteista far dipendere tutti i fatti della volontà di un Dio padrone, così ella risolve ogni contraddizione e giustifica chi rifiuta di prendere nelle proprie mani il proprio divenuto. Ai ai ai, c'era qualche errore di più, no, ma ce ne sono tanti in questo libro in effetti. L'ho scritto tutto quanto in percezione alterata. In pratica in una pausa di lavoro buttavo giù dai 10 ai 20 mila caratteri andando praticamente letteralmente fuori di testa. Bene, questo è Schleiermacher. In pratica Schleiermacher è un antinapoleonico e come antinapoleonico è antiragione, è anti-illuminista e vuole riaffermare quello che è il dettato della superiorità del Dio padrone.
in questa sua riaffermazione, in quanto teologo, praticamente cerca di rendere l'uomo ancora dipendente da un Dio padrone e impedire quello che è il respiro di libertà che sta arrivando dalla rivoluzione francese. Libertà e uguaglianza che non è più dono del Dio padrone, ma sono gli uomini che se la sono presa. Gli uomini si sono presa il concetto di libertà, il concetto di uguaglianza, il concetto di fraternità, e se lo sono preso tagliando la testa al Dio padrone. Il re francese, che era re per volontà di Dio, per volere del Dio padrone, gli viene mozzata la testa. In quell'atto finale, cioè in quell'atto del 1789, la stregoneria riconosce come la chiusura della prima fase dello sviluppo dei concetti della stregoneria nella costruzione della libertà degli uomini, la prima fase che comincia nell'Ottocento con la strage di Carlo Magno e finisce col taglio della testa al Dio padrone, nelle vesti naturalmente del re. Questa è la prima fase di sviluppo della stregoneria. Da allora comincia la seconda fase di sviluppo della stregoneria, che vabbè, quello è un altro discorso e potremo sempre farlo quel discorso, ma preferisco farlo ai dibattiti perché questa fase si chiude nel 1982. Fate un po' voi cosa è successo nel 1982 fra gli uomini da allora ad adesso e quanto ancora gli uomini stanno agendo e non sanno cosa verrà dopo. Cioè, questa mancanza è molto dolorosa. Bene, allora, io metto i telefoni 049 700 700 e 0800 838. Intanto, se qualcuno vuole telefonare, io sono qua. Se non telefonate, vado con la rassegna stampa. Share Marker, vi ricordo che tutto il processo della filosofia che abbiamo fatto fino ad oggi praticamente comincia dai post-kantiani, comincia praticamente subito dopo la rivoluzione francese, e i primi filosofi che andiamo a fare noi sono i primi filosofi che vengono subito dopo la rivoluzione francese, e sono quasi tutti filosofi della restaurazione. Praticamente sono filosofi che devono riaffermare il valore del Dio padrone contro i valori che ha portato la rivoluzione francese, che ha sviluppato anche in tutta Europa, sia attraverso Napoleone, al di là poi di come, dove, i mezzi usati e tutto il resto, questo non ci interessa assolutamente. Il fatto è che questi concetti stanno scalzando quello che è il controllo del Dio padrone. E questo è importante da stabilire, cioè quello che ci interessa a noi. E per quanto riguarda i problemi del Dio padrone, io qui c'è un articolo del 18 giugno 2001 della Repubblica, però c'era anche un altro articolo sempre del 18 giugno 2001 anche sulla Repubblica, che dice Dio padrone creato dal cervello. Cioè praticamente quello che è il Dio padrone, che l'idea stessa del Dio padrone, non è altro che una formazione, un concetto che deriva da forme allucinatorie del cervello dell'uomo. E naturalmente cosa è successo? Che alcuni scienziati USA sono riusciti a stabilire una serie di meccanismi per cui questo avviene, e naturalmente i teologi si sono scontrati con gli scienziati. Però i teologi hanno perso la battaglia con gli scienziati, perché quando hanno detto Dio esiste, Dio non è sceso. E non scendendo Dio, naturalmente gli scienziati hanno vinto per 3-0. Bene. No, ma in effetti che l'idea del Dio padrone sia un'idea allucinatoria del cervello, cioè del pensiero, non ci sono problemi, ed è un'idea allucinatoria, cioè nel senso che è un prodotto del pensiero malato delle persone, proprio perché ormai è stato stabilito storicamente che questo avvenga, che poi ci siano dei meccanismi fisiologici per cui ci sono delle scariche di sostanze che connettono cerebralmente alcune aree del cervello o meno, questo è assolutamente irrilevante. Comunque l'idea del Dio padrone, della necessità della dipendenza, è il prodotto di una malattia fisica e fisiologica delle persone.
questo ormai è stato, era già stato anche sociologicamente stabilito questo. Studio su un campione di 2500 persone, qualche roba qua, è l'effetto post-giubileo, sempre più italiani in confessionale. Beh, chiaramente i cattolici stanno serrando in questo momento le loro fila. Cos'è che sta succedendo? Sta succedendo che quello che era il controllo del sistema sociale dei cristiani, che passava attraverso anche forme di partiti politici, diciamo così, cioè passava attraverso partiti politici, istituzioni e altre cose, in realtà questo lo hanno perso, cioè questo è saltato. Anche se alcuni partiti politici sembrano in questo momento legati al cattolicesimo, in realtà sono legati al cattolicesimo solo per puri interessi di facciata. In realtà sono legati a principi etici e morali che non hanno nulla col cattolicesimo, non hanno neanche referenti in altre parti veramente, hanno più che altro referenti nella condizione mercantile, nella situazione industriale, dei rapporti di lavoro, ma non hanno referenti religiosi a monte dei rapporti industriali, dei rapporti mercantili o dei rapporti di lavoro. E non avendo questi riferimenti, cioè non avendo valori cattolici, valori cristiani alla base delle loro azioni, e per valori cristiani intendo una cosa pesantissima, non intendo il fatto che venga chiamato il prete per benedire la sala o le cazzate. Il fatto che non abbiano questi valori alla loro base costringe i cristiani a scendere in prima fila, cioè Wojtyla è costretto a parlare in prima fila di aborto, di contraccezione, cioè, di tutte quelle aberrazioni, di tutte quelle infamità che sono proprie del cristianesimo. Quando sono costretti a scendere in prima fila senza le protezioni di partiti o istituzioni, sono costretti a dimostrare i loro concetti. Se costretti a dimostrare i loro concetti, si è costretti a serrare le file. In pratica devono fare una chiamata di tutti i cattolici per dire: noi siamo ancora forti nel sistema sociale. In realtà i loro valori non esistono più, non hanno più ragione di essere, e un po' alla volta la magistratura sta definendo quelli che sono le reali condizioni fra gli uomini, e nel stabilire le reali condizioni fra gli uomini pone i cattolici nelle stesse condizioni delle altre forme religiose, e quando le mette nelle stesse condizioni delle altre forme religiose avviene uno scontro di idealità, uno scontro di pensiero e non uno scontro fra bande di schiavi. E quando lo scontro è fra idealità, il cattolicesimo e il cristianesimo non ha idealità. Tutto quello che gli esseri umani hanno costruito l'hanno costruito contro il cristianesimo per rimuovere gli ostacoli che il cristianesimo poneva alla vita. Andiamo un pochetto avanti. Il Vaticano preoccupato dal calo dell'impegno nella difesa alla vita, che vuol dire nell'impegno di stuprare le donne che non si possono difendere, questo è il significato. Un convegno internazionale, aborto, sempre meno medici obiettori. In realtà sempre meno medici fanno i vigliacchi, i porci, i lazzaroni, i figli di buona donna. So benissimo che la legge consente loro, ed è stata una mediazione fatta in sede giuridica, di esternare obiezione nella loro attività. Però questo non indica che ci sia un giudizio morale di condanna da parte delle loro attività, perché questo significa voler trafficare in schiavi, significa voler costringere alla miseria persone che chiedono invece di vivere in maniera decente. E questa è veramente una vergogna da parte di questi personaggi che usano questi sistemi non per sparare ad Aldo Moro, che beh, ormai insomma era un capo dello Stato, ma per sparare addosso a una donna che non si può difendere. Direi che è un atto di puro terrorismo. Dopo lo Stato viene meno alla condanna dell'atto terroristico dicendo: no, voi potete obiettare, benissimo. Lo Stato stabilisce con una legge che voi potete obiettare, le condizioni morali della loro obiezione è l'infamia. Cioè, secondo me, il mio punto di vista, dovrebbero essere cacciati dall'ordine dei medici.
cacciati dall'ordine di medici per vigliaccheria. Tanto per essere chiari, anche perché qua bisogna che cominciamo un attimino a chiarire quali sono le condizioni morali che ci detta la nostra Costituzione. La Costituzione della Repubblica Italiana detta delle condizioni morali che devono essere il metro di giudizio delle nostre azioni, non quello che dice la Chiesa Cattolica, ma la Costituzione della Repubblica Italiana. Vi ricordo l'articolo che vi ho letto oggi, l'articoletto a proposito della sentenza per Scientology, che vi può stare su coglioni Scientology, che fate tutto, non me ne frega niente, a me mi interessa la libertà di religione fra gli esseri umani e in questo paese. Bene, ha dovuto intervenire la Cassazione con una sentenza, perché i tribunali periferici, in questo caso credo fosse il tribunale tributario di Milano, era compiacente rispetto ai cristiani. Bene, l'intervento della Corte di Cassazione sta tentando di sistemare quello che è il dettato costituzionale. Parroci in campo per recuperare le vocazioni. Rovigo, vescovo da 6 mesi, Monsignor Mazzocato vuole rinvigorire il seminario che ospita solo 4 futuri sacerdoti. Parte da Rovigo, la rivoluzione del seminario non dovrà più essere identificato con l'edificio che ospita la scuola dei preti. Pronto? Ciao, dimmi. Ah, dicevo, volevo fare una nota sull'aborto, no? Il cosiddetto aborto. Io dico una cosa, la donna deve essere in grado, nella sua responsabilità, di nutrire o far crescere una creatura in sé. Se non se la sente, fa bene a non volere quella creatura. Questo è il mio concetto, perché siccome che lei è responsabile della procreazione, perché è lei che nutre questo feto, è lei che lo deve curare, se è in buona fede, scusa il termine buona fede, se è in buona fede deve saper scegliere lei se procreare o abortire. Questo è il mio concetto. Sei d'accordo? Sì. Va bene? Ecco, tutto qua. Va bon. Ciao. Ciao Alessandro, ciao. Ok. Allora, andiamo avanti. Cioè, sicuramente sono d'accordo anch'io. Cioè, io sono sempre con la libertà di scelta delle persone e sono sempre contrario a chi predica il trafficare in schiavi. Vabbè, qui siamo al nostro amico Piccan, Il vescovo che disse, il vescovo che protesse un prete pedofilo, che dichiara lo rifarei ancora. Vi ricordo che proprio per la questione Piccan e questioni collaterali la magistratura francese ha aperto una serie di inchieste per cui sta cercando di vederci chiaro in queste storie con i cattolici. Naturalmente i cattolici stanno boforchiando in mezzo mondo che a loro sparisce la libertà di religione. In realtà quello che loro chiedono è la libertà di stuprare bambini, e questo è veramente una porcheria. Piccan, vi ricordo ancora questo personaggio che ha dell'incredibile. Dell'incredibile, perché se ne è sbattuto altamente delle persone violentate, dei ragazzi, cioè, una trofea gli sputava in faccia, insomma. Cioè, l'atteggiamento per il quale un cattolico considera le persone delle bestie, Piccan, questo vescovo lo ha espresso veramente fino all'incredibile e ha lasciato stupito e perplesso il tribunale, tant'è che la magistratura appunto è partita con queste indagini, e sarebbe ora effettivamente che i cattolici venissero dichiarati una setta illegale. Sarebbe ora, ma comunque avverrà, sì, prima o dopo avverrà. Bene, questa trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo.
Io lascio la trasmissione a Stefano, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che domani sera siamo a Marostica, l'appuntamento è in via Montello 66, via Montello la statale che da Marostica porta a Bassano, e dalle 20.15 alle 20.40 circa aspettiamo le persone che arrivano, mi raccomando siate puntuali. Ed essenzialmente le persone che decidono di venire per la prima volta siano più puntuali delle altre, nel senso che mentre le altre bene o male sanno dov'è la sala e comunque anche se dovesse essere in ritardo e sanno raggiungersi, le altre invece avrebbero i problemi. Bene, io adesso mando su la pubblicità, vediamo un attimo che... Pronto? Allora, mando su la pubblicità direttamente e vi do appuntamento per giovedì prossimo.